attivisti, a tutti i candidati, a tutti i portavoce nazionali, regionali, europei che sono venuti qui in questa regione per far diventare possibile un sogno. E li ringrazio davvero perché abbiamo anche dato la rappresentazione di come un movimento politico possa anche essere una comunità di persone umane. L'impegno si vuole bene. E voglio ovviamente ringraziare la mia famiglia, i miei genitori, insomma, tutti quanti mi sono stati vicini, la mia città che mi ha regalato un risultato oltre ogni aspettativa. Caltanissetta oggi mi dà il 52% delle sue preferenze, io sono davvero onorato di questo. E ovviamente ringrazio Elena perché mi è stata vicina. E questa cosa per me è molto importante. Grazie a tutti. Allora, prima di tutto deve essere chiara una cosa: noi non solo siamo molto soddisfatti del risultato ottenuto qua in Sicilia, certo non ci porta alla presidenza della regione siciliana, ma da qui parte un'onda che tra 4 mesi ci può portare al 40% a livello nazionale, perché solo qui in Sicilia, grazie a Giancarlo Cancelleri e al Movimento 5 Stelle, abbiamo ottenuto il 35% dei consensi, con in alcune province oltre il 40%. Questo significa due cose. La prima, che siamo l'unica forza politica solida del paese, perché abbiamo raddoppiato i voti del partito di Berlusconi e triplicato i voti del partito di Matteo Renzi. Questo significa che quelli che ci hanno sempre guardato dall'alto in basso dicendoci che eravamo un movimentino destinato a scomparire, qui in Sicilia hanno avuto la smentita evidente. Siamo all'incirca a mezzo milione di voti, se non sbaglio, e andremo anche oltre il mezzo milione di voti. Vi dico anche un'altra cosa di cui dobbiamo essere orgogliosi: noi abbiamo il voto libero, il voto pulito, il voto consapevole, il voto bello. Gli altri vincono, ma grazie all'UDC che sosteneva Crocetta 5 anni fa e adesso sta con Musumeci, grazie ai voti degli impresentabili, grazie a bambini prodigio che tutto a un tratto riescono ad ottenere 20.000 voti dal nulla. Fantastico, fantastico, fantastico. Fantastico, va bene, ma è una vittoria infangata dagli impresentabili, contaminata dagli impresentabili. Noi abbiamo quel voto bello che dobbiamo comunicare anche a chi si è astenuto. Io credo che molti degli astenuti tra 2 o 3 mesi si pentiranno di non essere andati a votare, perché per il 3-4% li potevamo battere, bastava che qualcuno di loro andasse a votare. E penso che dopo che vedranno quelli che hanno speculato sulla sanità, sui trasporti, sulla formazione, che parliamo a fare di nuovo all'opera, probabilmente diranno: ma ci potevo andare a votare per Cancelleri e provare a cambiare tutto in un solo giorno. Vedete, secondo me il punto è proprio questo: il nostro interlocutore nei prossimi 4 mesi di campagna elettorale nazionale, che per me inizia domani mattina col volo che prendo alle 6 per andare a Roma, beh, nei prossimi 4 mesi il nostro interlocutore o il nostro competitor non è né Renzi, né Berlusconi, né Salvini, né la Meloni, né Grasso, né Bersani o chi che sia. Il nostro interlocutore è colui che in questo momento, in questo paese, non crede che si possano cambiare le cose ed è o indifferente o allo stesso tempo decide di non andare a votare. I nostri interlocutori sono i cittadini rassegnati. Guardate, ve lo dico perché io stamattina ho visto quei risultati, ho visto la batosta che ha preso
quel partito che sembra sempre il nostro avversario, no? Il Partito Democratico, qui ai minimi termini, e si sta aprendo una guerra interna alla coalizione di centrosinistra per mettere e decidere chi debba essere il candidato premier del centrosinistra. Quindi Matteo Renzi oggi non solo non è un interlocutore, ma probabilmente nei prossimi 15 giorni nel loro partito o lo rimpiazzeranno o lo metteranno in discussione. Noi dobbiamo andare a parlare con quella parte di paese invece che ha deciso di non votare, non andare a parlare con questi signori qui che non rappresentano più nessuno, e lo abbiamo visto anche dal dato elettorale. Ve lo dico. Ve lo dico perché ne sono profondamente consapevole, avendo conosciuto questa terra. È grazie ai siciliani che prendo ancora più consapevolezza del fatto che noi possiamo fare le campagne elettorali più belle del mondo, ma dobbiamo andare a parlare con quelle persone che non hanno più speranza. E non sarà semplice, lo dobbiamo fare con la grande rete di gruppi locali che abbiamo in tutta Italia e che solo noi possiamo vantare ormai, perché gli altri le sedi le chiudono, noi non abbiamo mai avuto bisogno di sedi. Quei gruppi si sentano responsabilizzati, mobilitati il più possibile da domani, perché devono andare a parlare con chi in questo momento non crede che le cose possano cambiare e quindi si astiene, perché astenendoci poi creiamo risultati come quello di oggi. Io credo molto nel fatto che nei prossimi 4 mesi l'onda che è partita dalla Sicilia, come è partita nel 2012, ci potrà portare tra 4 mesi di fronte al Presidente della Repubblica a chiedere l'incarico di governo per un governo del Movimento 5 Stelle. Io ci credo molto. Permettetemi di dire soltanto le ultime due cose. Prima di tutto, quanto è stata importante questa campagna. Per me è stata molto importante, l'ho vissuta 3 mesi qui insieme a tanti altri colleghi, attivisti, a tanti gruppi che lavorano, anche insieme a tanti giornalisti, ci siamo conosciuti benissimo in questa campagna, ed è stata una campagna che mi ha fatto prendere sempre più consapevolezza che, come dicevo prima, l'avversario oggi è chi è indifferente e dobbiamo andarci a parlare per farlo tornare a contare nella vita pubblica. La seconda cosa sono i ringraziamenti. Io vorrei ringraziare tutti quelli che sono stati vicino a me, a Giancarlo, in questa campagna. Lo diceva anche lui, i miei colleghi parlamentari, europarlamentari, i consiglieri comunali, i consiglieri regionali, i deputati regionali, i consiglieri di municipio, gli attivisti. Ma permettetemi soprattutto di ringraziare chi ha lavorato per noi, e cioè gli staff, le persone che hanno lavorato in questo staff e sono state sul nostro. Sono stati sul nostro pulmino per 3 mesi insieme a noi, hanno girato insieme a noi, ci hanno permesso di far diventare questa campagna una campagna incredibile, perché io vi ricordo che oggi il Movimento 5 Stelle è a pochi punti percentuali da chi ha vinto le elezioni regionali, con una lista, 62 candidati, senza prendere finanziamenti pubblici, senza prendere mega finanziamenti privati e, permettetemi anche, con la gran parte del sistema mediatico e politico contro, che fino all'ultimo è stato sicuramente poco corretto nei nostri confronti. Poco corretto nei nostri confronti. Grazie.